dire altro. Grazie per la persona che sei. Ora la devo dire una cosa, perché voi non sapete quello che ha combinato Marina in questi due giorni. Ve lo devo dire, bisogna raccontarlo. Questa serata è stata organizzata in un giorno e mezzo, perché Paolo Morga purtroppo si è ammalato, non ha potuto preparare l'evento prima, l'ha preparato la sera di Natale. Marina, con la sua energia, col suo dinamismo, con la sua forza e col suo ottimismo, ha detto: Teresa, non ti preoccupare, dobbiamo fare qualcosa. È riuscita in un giorno e mezzo ad organizzare tutto, superando ostacoli che si presentavano uno dietro l'altro. Eravamo sfiduciate, ci siamo perse e poi ritrovate, siamo cadute e poi ci siamo rialzate, perché ci mancava il computer, ci mancavano le luci, ci mancava la chiave, ci mancava tutto, ci mancava, cosa ci mancava? Vabbè, no, alla fine abbiamo trovato tutto. Abbiamo trovato tutto perché abbiamo la forza dentro di combattere, noi lo dobbiamo fare, non dobbiamo rimandare. Prego, prego, buonasera. Buonasera. Eh sì, siete arrivati. Mi dispiace che siete arrivati alla fine. Beh, io ho una sorpresa anche per te. Tu l'hai fatta a me, io l'ho scritta, come vedete, a penna, l'ho scritta oggi, nel pomeriggio, mentre tra una cosa e l'altra facevamo i preparativi, e ci tengo a leggerla. Scusate magari strafalcioni, perché l'ho scritta così di impeto. A Marina, meteora, da una galassia sconosciuta, ti stacchi dalla materia e precipiti dalle alte vette dell'universo, ti fermi un istante, sospesa a mezz'aria, e scegli la via e la destinazione, pura essenza di energia, canto delle sirene, musica soave, coro degli angeli, sfiori la terra mia, ma non la bruci, dolce meteora, amica mia, fonte di luce e di amore, cuore generoso e anima ribelle, ti doni al prossimo con un sorriso e un canto di gioia. E invece no, assolutamente. Questo io l'ho scritto in sinergia di pensiero con Marina, perché sentivo di porti un ringraziamento per quello che tu hai fatto per me questa sera. Stava saltando tutto, ma la forza e la tenacia di Marina è riuscita a realizzare il tutto. Io ringrazio voi presenti per essere venuti, e ringrazio la poesia, perché mi ha fatto conoscere persone meravigliose come Emilia, come Teresa. Grazie a Rosy che me l'ha fatta conoscere, quindi ringrazio la poesia. Grazie a te. Grazie a voi. Le emozioni. Yeah. Ce la canteresti di nuovo, ti prego. Mi ha commosso tanto. Io la rivolete risentire? Ti prego. Anche quando c'è stata la presentazione del mio libro, Marina mi ha aiutata. Sì, in quell'occasione musicato una sua poesia. Ha proprio cantato una mia poesia, e devo dire che Marina è straordinaria. Emilia, scusa se ti interrompo, sì. Declamare e cantare le canzoni altrui è un dono, sì, sì. Ma scriverla di cuore e poi cantarla è un miracolo della vita. Certo, certo, ma tutto è un miracolo, la poesia è un miracolo. Brava, essere la qui, poesia qui, è un miracolo. Essere qui, nel bene e nel male, è un miracolo. Grazie.